was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Solito unboxing del giovedì, o almeno credo, e anche oggi siamo in compagnia di una Hot Toys in scala 1 a 6 tratta dal mondo Marvel, in particolare da quel capolavoro videoludico per quanto mi riguarda di Insomniac per PlayStation 5, Marvel Spider-Man 2. E quindi non potremo che essere con Peter Parker e la sua black suit, erroneamente chiamata da molti, me compreso, simbionte suit, perché in realtà ragazzi sono due tute distinte e separate. Acquistata come sempre su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Questa è una delle doll che stavo aspettando di più in questo periodo, quindi spero davvero che non mi deluda. Vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mettete mi piace al video e commentate qui sotto che cosa ne pensate sia del video che della doll. Cominciamo! Partiamo dagli accessori, in particolar modo dalla basetta che ha la classica forma esagonale di colore nero con doppia texture satinata al centro mentre lucida ai lati. Simbolo del ragno e dicitura Marvel Spider-Man 2, mentre nella parte frontale troviamo la scritta Black Suit, per ricordare che si tratta appunto della Black Suit e non della simbionte suit, che all'interno del videogioco è un'altra tuta di Spider-Man. Accompagnata come sempre dal supporto nero e dalla claw che vi invito come sempre ad evitare. Poi abbiamo quattro zampe di ragno meccaniche, sono tutte identiche tra loro e sono articolate in 6 punti diversi con articolazione a sfera. Sono identiche sia nella colorazione che per quanto riguarda questi tentacoli che vanno ad abbracciare la zampa per tutta la lunghezza fino a culminare con questa parte più appuntita in plastica traslucida azzurra. Questi tentacoli sono tutti identici tra loro e questa cosa non mi piace particolarmente. La novità più di spicco fra gli accessori è il tentacolo del simbionte, con la sua classica colorazione nera lucida. Può essere applicato, adesso voi probabilmente non lo vedrete, forse sì, vi è un foro dove andrà inserito il peg del braccio, quindi basterà rimuovere dalla doll il pugno in questo caso e andare a infilare il braccio direttamente al suo interno. Può essere anche rimosso questo tentacolo, questa parte finale, per andarlo ad accorciare, quindi vi è un minimo di personalizzazione anche per questo tentacolo. Per quanto riguarda le ragnatele, sono ovviamente differenti da quelle che siamo abituati a vedere negli Spider-Man Hot Toys, hanno questa colorazione nera e sono leggermente più fine. Hanno le forme più disparate, come questa che assume una sorta di forma di tornado, poi questa invece molto più lunga e con questa forma arcuata, e tutte ovviamente possono essere aggrappate in questi punti. Poi ci sono queste di diverse lunghezze, quelle più corte e invece una più lunga, e quella che mi piace di più invece è questa, un insieme di tre ragnatele che vanno a culminare con una punta, quasi fossero delle frecce. Davvero bellissime. Ci sono poi questi quattro piccoli pezzi che altro non sono che delle cover per i fori che Spider-Man ha sulla sua schiena. Questi sono ovviamente i fori di alloggiamento delle zampe meccaniche, ma qualora decidessimo di esporlo in questo modo, quindi senza zampe, potremmo andare semplicemente a chiudere questi fori applicando magari quello giusto, questi tappini, in questo modo per andare a ricreare anche il logo del ragno.
Adesso non li metto troppo in basso, ragazzi, perché poi estrarli potrebbe essere un problema, visto che voglio provarlo anche con le zampe meccaniche, ma sappiate comunque che questa è la loro funzione. Altro accessorio già visto in tanti altri Spider-Man di Hot Toys sono le web wings o ali ragnatela o ragnatele ascellari, insomma l'accessorio che è posto sotto il braccio di Spidey gli permette di planare. Sono realizzati in plastica traslucida semitrasparente, come vedete andando a posizionare la mano dietro si nota la trasparenza del materiale e il colore è sempre nero lucido. Hanno dei magneti e quindi possono essere attaccati allo Spider-Man con altri magneti che sono posti sul fianco e sul braccio di Spider-Man. Come al solito, come abbiamo visto anche in altre doll, purtroppo non vanno ad aderire perfettamente al corpo di Spider-Man e quindi lasciano dei gap abbastanza fastidiosi. E a completare gli accessori abbiamo ovviamente le mani intercambiabili, di cui Hot Toys ci fornisce ben 3 paia, 4 incluso quello montato di default sulla doll. Ci sono queste nella solita posa per il lancio delle ragnatele, con la parte inferiore del palmo che può essere rimossa per essere sostituita con dei pezzi adibiti al montaggio poi delle ragnatele. Abbiamo poi queste, anche queste molto classiche per gli Spider-Man di Hot Toys, con il palmo aperto e le dita leggermente chiuse. E poi l'unico paio in cui le mani non sono appaiate sono queste qui, con mano sinistra molto simile a quelle che abbiamo appena visto, mano destra invece con le dita più chiuse, quasi ad afferrare un oggetto. Per le fattezze delle mani mi piacciono molto, sono ovviamente in plastica, ma sia nella colorazione che nella resa del materiale sono molto simili a quello che è la suit indossata dalla doll, da Spider-Man. Quindi con questo nero molto lucido e mi piacciono davvero tanto. Poi vi è questa V di colore bianco con i bordi blu, di un blu molto chiaro, di un celeste, che rende il tutto molto più vivo. Poi, quelle montate invece sulla doll sembrano dei normalissimi pugni, ma in realtà, ragazzi, non ci sono dei pugni in questo caso, ma vengono fornite direttamente queste mani chiuse, quindi a simil pugno, ma con il foro. Proprio perché le ragnatele questa volta, essendo molto più piccole, possono essere infilate tranquillamente all'interno di questi fori. E quindi non vi è la necessità di avere delle mani aperte, diciamo, per andare ad incastrarvi le ragnatele. Quindi ottimo lavoro per quanto riguarda questi accessori, una grandissima varietà, e anche per quanto riguarda la qualità sono abbastanza soddisfatto. È finalmente il momento di andare ad analizzare la Black Suit. Posso già dirvi, ragazzi, che a livello estetico il primo impatto è incredibile. Mi piace davvero tantissimo non solo la resa del costume, e ci arriviamo fra un secondo, ma anche quelle che sono le linee proprio del costume, della muscolatura, del body in generale. La prima cosa che salta all'occhio è proprio il fatto che sia uno Spider-Man un po' più magro rispetto agli standard di Hot Toys per quanto riguarda almeno le trasposizioni degli Spider-Man del videogioco. Le braccia, come vedete, sono molto più fine, oddio, molto, forse un po' esagerato, ma sono più fine rispetto agli altri Spider-Man, così come tutto il resto della muscolatura. Però resta sempre un buon Spider-Man, bello compatto e bello muscoloso. Possiamo vedere il six pack e anche la forma del petto abbastanza definita. Probabilmente è anche grazie alle linee ben disegnate del costume che evidenziano ancora di più la muscolatura del soggetto. Il costume è reso benissimo, sembra proprio che ci sia un simbionte che ha avvolto il nostro Spider-Man. Il materiale è una specie di gomma, io adesso lo sto toccando con i guanti, ma ho avuto modo ovviamente di toccarlo anche senza, per sentire la consistenza del materiale, ed è abbastanza appiccicoso, devo dire. C'è una sorta di texture che cambia in base anche alle varie zone del corpo, come vedete di un nero molto lucido, e sembra quasi che gli sia stata passata sopra una certa sostanza, un qualcosa che lo renda in questo modo. Spero che non sia un qualcosa solo della mia copia, ma ha anche un forte odore di benzina, emana un forte odore di benzina. Quindi ragazzi, non vi so dire nello specifico che cosa abbiano utilizzato per questo body. Comunque nel complesso è bellissimo, sarà il colore, saranno le forme, le proporzioni comunque esatte, almeno per la trasposizione del videogioco,
ma comunque è veramente molto molto bello. Anche la parte centrale con il ragno è resa benissimo con questo bianco molto acceso dai contorni azzurri con un azzurro, non so se voi riuscite a vederlo, appena accennato, che comunque rende il tutto molto più tridimensionale. Poi la parte del logo sul petto va a congiungersi, come vedete, in continuità a quello sulla schiena. L'unica cosa è che qui sto notando, appunto, sul fianco ovviamente c'è la cucitura del costume e quindi le linee tendono a non essere proprio perfettamente allineate, però sono piccoli difetti. Per quanto riguarda le texture, che vi dicevo, ci sono delle striature, possiamo trovarle sulle parti tipo i bicipiti oppure anche più in basso all'altezza delle ginocchia in alcune parti delle gambe e anche, come vedete, qui all'altezza dei fianchi e della prima parte della gamba, e questo danno un po' di movimento al costume per non farlo sembrare comunque tutto uguale. Davvero molto bello, così come le linee che abbiamo visto anche prima negli accessori per le mani. E la cosa che mi colpisce di più è la resa dell'head sculpt. L'head sculpt secondo me è fantastico, con questi occhi belli grandi, contornati anch'essi di questo azzurro tendente al blu, forse più blu per gli occhi. Non ci sono occhi intercambiabili, quindi questa sarà l'unica espressione che potremo far assumere a Spider-Man, ma il colore della testa e del costume, sebbene siano di materiali completamente diversi, ragazzi, matcha quasi alla perfezione. Davvero non si nota quasi la differenza tra il tessuto, non è un tessuto, tra la gomma, diciamo, della suit e la plastica invece dura della testa. Quindi è stato fatto un ottimo lavoro. Anche qui sulla nuca, come vedete, ci sono quelle striature che poi ritroviamo anche sul collo e in altre parti, anche sui tricipiti e nella parte posteriore, insomma, quello di cui vi parlavo poco fa. Ho notato soltanto una cosa, un piccolo difetto, che dovrebbe essere, come vedete qui, non so se riesco a farvelo vedere, ci sono dei segni. Vedete qui dei segni obliqui, quasi orizzontali, e anche nella parte posteriore c'era un qualcosa, qui adesso con la luce puntata forse non riuscite a vederlo, ma c'è una sorta di alone circolare qui e qui. Ora, credo che sia un difetto della mia copia, come al solito sono molto sfigato per queste cose, ma credo che sia dato dal fatto che appunto questo tipo di materiale troppo fermo all'interno della scatola probabilmente ha causato questa cosa. Fatemi sapere magari se l'avete acquistato anche voi, se avete riscontrato dei difetti del genere. Per tutto il resto, ragazzi, vi dico, lo trovo molto ben proporzionato, molto ben fatto, e a parte questo forte odore di benzina, che spero che prima o poi vada via perché altrimenti in collezione potrebbe essere un problema, trovo davvero le fattezze di questo costume e di questo body eccellenti, davvero uno dei migliori Spider-Man per quanto mi riguarda. Veniamo adesso alle articolazioni, partendo come sempre dalla testa, che può essere piegata in avanti fin qui, all'indietro completamente con una piena escursione, piegarsi anche lateralmente e ovviamente ruotare di 360 gradi volendo. Poi andiamo sulle spalle, braccia che possono andare in alto di parecchio, anche essere portate in alto. Sto notando che il costume è molto rigido ancora, probabilmente perché la figura è nuova, ma è anche di un materiale un po' più spesso rispetto ai soliti Spider-Man. Quindi comunque il braccio può andare indietro, come avete visto, e una chicca di questa, ovviamente butterfly joint, di questa spalla è che, come vedete, alcune volte le figure di Hot Toys hanno questo difetto, ovvero questo braccio che tende ad andare leggermente ad aprirsi verso il lato. Invece in questo caso c'è un'articolazione che può essere spinta, vedete, leggermente in alto, non so se avete sentito il click, e quindi il braccio va a seguire la linea del fianco. Quindi questa è una piccola chicca per avere una posa un po' più naturale, appunto qualora voleste posarlo, come piace a me, tipo in una posa da museo. Poi, ovviamente, doppia articolazione al gomito, e per quanto riguarda invece il busto, può ruotare all'incirca di 45 gradi in entrambe le direzioni, piegarsi in avanti di parecchio e indietro ancora di più, si streccia tantissimo questo Spider-Man, come è giusto che sia.
Poi andiamo invece sulle gambe, possiamo portare le gambe quasi ai 90 gradi, probabilmente andando a giocare un pochino con il materiale, andandolo un po' a dilatare, potremmo andare leggermente più su. Indietro invece di circa 45 gradi, poi le gambe possono essere ovviamente anche aperte, anche qui quasi a 45 gradi, può ruotare la gamba, il quadricipite, e ovviamente c'è la doppia articolazione al ginocchio che permette di salire fino ai 120 gradi. Andando invece sui piedi c'è anche qui un libero movimento in basso, in alto, e anche la punta del piede rimane articolata. Ed è il momento di darvi il benvenuto a questo Spider-Man Black Suit all'interno della famiglia di Spider-Man della mia collezione. Non è ancora posato ovviamente, ma non è che ci sia molto da posare, come vedete non sono uno che posa gli Spider-Man e le doll in generale in maniera estrema, ma comunque fa una bellissima figura in collezione. Questo colore nero lucido con il simbionte lo fa spiccare tantissimo all'interno della collezione, e come vedete, appunto, come accennavo prima, il body è leggermente più magro rispetto ad un Advanced Suit, allo Spider-Man Original Suit e anche al Miles Morales Advanced Suit. E ovviamente, vabbè, non parliamo dello Scarlet che è pompatissimo, ma comunque molto bello in collezione, quindi non vedo l'ora di posarlo un minimo. E bellissima la collezione in questo modo, la famiglia si allarga sempre di più. Quindi ragazzi, tirando le somme su questo Spider-Man, su questo Peter Parker Black Suit, ho davvero molto poco da dire, perché sono davvero soddisfatto dell'acquisto e di averlo fatto entrare nella mia famiglia di Spider-Man. Non è perfetto, ci sono dei difetti, ad esempio a voler essere pignoli la cucitura sul fianco, i tappini, quelli che si vanno a mettere nei fori qualora decideste di non esporlo con le zampe di ragno, non vanno proprio a collimare con il logo e quindi vanno a coprirne una parte. Insomma, anche queste sono pignolerie e sono sul vetro della doll, quindi diciamo che ci si potrebbe passare sopra, ma è giusto essere oggettivi e dire le cose come stanno. Poi questo tanfo di benzina che anche in questo momento mi sto inalando, e probabilmente sto prendendo le migliori malattie del mondo, non si sa, spero che vada via il prima possibile. Per tutto il resto, ragazzi, esteticamente secondo me è una bomba, gli accessori sono fantastici, a parte le ragnatele ascellari, le ali web wings, che sono sempre le solite, quindi lasciano dei gap, fanno abbastanza schifo. Per il resto, ragazzi, qualità della tuta, bellissima, poi vedremo nel corso del tempo come si comporterà. È il solito Spider-Man Hot Toys, quindi se volete conservare, diciamo, la tuta intatta, sarebbe meglio posarlo in questo modo anziché posarlo dinamicamente per tanto tempo. Mi raccomando, alla claw cercate di evitarla qualora decidiate di posarlo appunto in modo dinamico. Per il resto, ragazzi, io non ho niente da dire, davvero bellissimo, funzionale e tutto il resto, e quindi per me è un'ottima aggiunta alla collezione, probabilmente non il miglior Spider-Man in assoluto, ma uno dei migliori della mia collezione senza dubbio. Ricordo nuovamente di averlo acquistato su ilcolossodinerd.com. ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che Spider-Man vi sia piaciuto, lascio la parola a voi qui sotto nei commenti, mettete mi piace, iscrivetevi e come sempre ci vediamo a un prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, a presto!